Se ci licenziano, andiamo a battere. Nana, 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 non sono gay. Non sono gay. Non sono gay. Non so perché. Sono gay. Aldo, puoi entrare dentro. L'ultimo cliente mi ha detto che gli volevi toccare pisello. Ma ti sembra possibile? Molto bastardo, stronzo, frocio. Che hai detto? Mi dispiace. Posso lavorare ancora? Allora mi raccomando, se vuoi il posto, nemmeno un minuto di ritardo. Questa è la tabella di marcia e questi i pacchi da recapitare. Dacci il tuo di pacco. Sì. Devi consegnare tutto entro le 10. Ok? Gay. Come? Ok. Ah. Ah. Ciao. Scherzo. Aldo, hai finito le consegne? Sono le 10:10. E quasi. Sbrigati a rientrare, ne abbiamo altre 12 per la mattinata. Poi dovresti fare anche quelle di Franco. Ha avuto un incidente ed è morto schiacciato, ok? Aldo? Ciao. Come? Aldo? Aldo, mi senti? Aldo? Questa la passo sulla lucetta verde. Castagne! Se lo vuole anche fritte? Ma che ne so, dai. Come Peter Pan. Senti, ma perché invece di parlare non ti spicci con sta roba, eh? Secondo me è frocio. Sì. E poi qui c'è gente che deve andare a lavorare, eh? Oh, infatti, dai, 2 ore per 2 cose, ma che davvero, dai. Datti una mossa. Carla, si sono arrabbiati qui. Ma che sei scemo? Senti, io già passo 8 ore in ufficio, devo pure fare 2 ore di fila qui, al supermercato. Lo supermercato. Ma che te ridi? Ma coglione. Ma vai a casa. Carla, non mi piace più. Ma non c'è un direttore? Carla. Ma guarda, se per colpa di un imbranato bisogna stare tutti fermi. No, io ho capito, va. Ciao. Secondo me è ritardato. Aldo! Di sicuro è frocio. Frocio sì. È staccato. Pronto, gatto? Mm.
Tu sei bravo? Non sono gay.